Barbara D'Urso ha deciso di puntare a Pomeriggio 5 su un personaggio come Geja e sulla sua presunta storia d'amore con il bel fidanzato turco Mehmet, un uomo piuttosto misterioso con cui ha raccontato di avere una liaison. Quello che è dato sapere, almeno per il momento in merito, è che non si tratta di un nuovo caso Mark Caltagirone. Il bel Mehmet, infatti, è un uomo che esiste davvero nella realtà e pare che non ha solo una voce come nel caso Pratiful, ma ha anche un volto. Il presunto fidanzato di Geja si è infatti fatto vedere in viso con un video inviato alla sua attuale fiamma. Il problema è che oggi Geja e la sua controparte maschile non stanno fisicamente insieme. L'attrice ha infatti confermato di essere ancora in contatto con lui, ma starebbe per forza di cose vivendo una storia d'amore a distanza. Lei in Italia, lui in Turchia. Mi chiama tutte le sere in videochiamata, ha spiegato a Barbara D'Urso e agli altri ospiti in studio, aggiungendo: dal 30 agosto mi ha detto io ti amo, io gli ho detto io pure. Geja ha poi avuto l'occasione di raccontare più nel dettaglio come questa improbabile liaison amorosa sarebbe nata. In base al suo racconto, i due si sarebbero incontrati per la prima volta in aeroporto a Istanbul. Proprio qui Geja, colpita dalla sua bellezza, gli avrebbe chiesto un contatto telefonico. Da qui poi i due hanno continuato a sentirsi senza però riuscire a rivedersi mai più. Ovviamente il racconto sconclusionato di Geja ha scatenato non poca ilarità in studio. Anche la conduttrice ad un certo punto pare aver perso la pazienza. Tra un delirio e l'altro, mentre Geja continuava insistentemente a parlare senza mai fermarsi, la D'Urso ha sbottato in napoletano dicendole: ti stai in un momento zit? Ovvero, te ne stai un secondo zitta? E dire che Barbara D'Urso ci aveva anche provato a chiamare insieme a Geja lo sfuggente Mehmet. La comica però l'ha subito fermata, sottolineando che in realtà lui stava lavorando e non poteva parlare. Per il resto non è in previsione un incontro fra i due nel breve o nel lungo periodo. L'uomo starebbe infatti lavorando in Burkina Faso, dove è bloccato a causa di un colpo di stato. Questa perlomeno l'assurda versione della ex GFina. Cosa ne pensate voi al riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti.